Salve a tutti e benvenuti nel canale di pensioni e aggiornamenti. In questo video parliamo di pensioni di invalidità, nello specifico di quelle per cirrosi epatica e altre patologie legate al fegato. Bisogna prestare molta attenzione in base alla percentuale di gravità della malattia. Infatti l'INPS può effettuare controlli. Vediamo tutti i dettagli insieme nel video. Prima di visionare il video, come sempre, vi invito ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Vi invito inoltre a lasciare un mi piace in questo video per supportare il canale. Naturalmente è tutto gratuito. È possibile prendere la pensione di invalidità per cirrosi epatiche e per altre patologie legate al fegato, ma bisogna prestare attenzione in quanto per alcune malattie che sono legate strettamente all'apparato digerente, l'INPS può assegnare una percentuale di invalidità che può portare al riconoscimento di una pensione di invalidità o meno. L'assegno INPS può scattare con il riconoscimento della pensione di invalidità per cirrosi epatica di classe B e di classe C, ma anche per altre malattie croniche intestinali e per quelle ostruttive, nello specifico dell'esofago, oppure anche i trapianti. Sulla pensione di invalidità per quanto riguarda ad esempio la cirrosi epatica e per le altre patologie legate al fegato, la percentuale può arrivare anche alla soglia del 100%. Ovviamente la malattia deve essere certificata e attestata. Serve dunque un certificato di tipo medico che attesti che la malattia ha una certa percentuale. Le domande di pensione di invalidità per la cirrosi epatica e per le altre patologie del fegato si presentano all'INPS. L'invalidità che è legata alla cirrosi epatica può variare in un range di percentuale che va tra il 71% e l'80%. Nel caso in cui la cirrosi dovesse degenerare poi in un tumore al fegato, allora il cittadino potrà ricevere non solo la pensione di inabilità, ma ottenere anche il riconoscimento eventuale dell'indennità di accompagnamento. E anche per oggi è tutto. Se non l'avete già fatto, vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Grazie per l'attenzione, al prossimo video e un saluto a tutti.